Ciao amici di Italia Top Games, torniamo a vedere F1 2022. Ieri abbiamo visto l'inizio della carriera, oggi andiamo a vedere un po' le supercar. Ho un token per prendere una macchina. E beh, dai, andiamo sulla Ferrari, che vi devo dire? Non so, cioè, sono tutte bellissime, però andiamo sulla Ferrari Roma e vai, compriamola. Eccola qui, davvero bella. Queste Aggiungiamo sono le un'auto. supercar. Ho anche la Ferrari F8, la Safety Car, una delle novità del gioco, la Safety Car Aston Martin, però noi mettiamo la F1, eccola qui, volevo vedere visualizzazione, informazioni, auto, va bene. Allora, guidiamo l'auto, facciamo i Pirelli Hot Lap. E questi li avete già visti, ci sono tutte queste prove che stanno anche nella carriera. Autocross, duello rivale, velocità media, drift e velocità media. Facciamo l'autocross. Facciamo normale. Eccoci qua. Ti sfida, iconi. Ecco un cono colpito, giustamente. Aia, cono colpito. Però già me li ha messi secondi in più, quindi. Colpito, come ha detto qualcuno, con i coni che prendi a questo gioco potresti aprire una gelateria. Hai ragione, Elio. Oh, questo non l'ho preso, è il cono, occhio. Bello, bello, qui mi sono piaciuto. Ok. 39, andiamo. 40, 41, 43 e vai. Medaglia d'oro, medaglia d'oro, medaglia d'oro. Si guida benissimo la Ferrari Roma. Avanza, ecco. Il replay qui non lo vediamo perché è abbastanza scandalosa stata la mia prova. Andiamo a vedere supercar. Prendiamo un'altra macchina. Mettiamo la Ferrari F8, eccola qui. Guidiamo l'auto con il Pirelli Hot Lap. Proviamo la corsa a tempo. No, però è lo stesso. No, facciamo velocità media il Grand Prix del Belgio. E qui c'è da tenere la velocità il più alta possibile. Oh, piove, bello. Bellissimo l'effetto in pioggia, mi piace sempre tantissimo.
buono, 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 buono. E vai. Questo rivediamo il replay un attimo. Ah no, c'è subito il round 2. Andiamo. Prova e poi vediamo il replay. Qui c'è subito questa curva maledetta. Troppi cordoli, però, 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 e andiamo, e vai, sentite i tergicristallo, che bell'effetto che fanno. Ok, vediamo il replay, no, adesso vediamocelo, guardate che bell'effetto di... eccola, effetto dovuto. Questa da dentro, tipo la visuale da gioco, ecco. Mau mau. Mau mau. F1.22 sul monitor. Bella questa. Ok, finito. Ok, allora andiamo a vedere altri Pirelli Hot Lap da fare con altri giri. Sfida Checkpoint, Grand Prix d'Olanda, dai, così ne vediamo uno differente. Aston Martin, bella. Mi sono sbagliato. Un attimo, devo vedere il comando per cambiare la telecamera, perché no, comandi, scusate, eccolo, comandi, postazioni generali, no, allora, telecamera, ecco, non successivo, non assegnato, diamogli L1, samba, ok. G. Finito. Ok. Che roba, avete visto il cruscotto? Questa visuale però forse è più comoda questa, devo dire, anche se questa è bellissima, mi piace, fa morire, questo è l'esterno, un po' più lontani, ovviamente le supercar hanno un tipo di
reazione alle curve differenti. Che bello l'effetto sole. Sì, questa effettivamente è quella che più risulta essere simile come tipo di guida a quello in cui si vedono le mani del pilota nella Formula 1. Bella derapata. Potremmo guardare un attimo, questo mi piace troppo, vedere il cruscotto, meraviglioso. Ah, però è poco ottimizzante per le performance su schermo, su strada, scusate. Questa è la più simile a quella della Formula 1. Andiamo di medaglia d'oro. Evviva! Ale. Oro, Aston Martin. Ok. Andiamo a vedere qualcos'altro della F1 Live. Allora, questi magari dopo ci torniamo. Ecco, F1 Live. Ok, un super token ottenuto. Nuovi obiettivi, va bene. In Allora, personalizzazione. personalizzazione puoi cambiare i vestiti e gli accessori, sia casual che da corsa, del tuo pilota. Puoi personalizzare la tua e puoi infine personalizzare. Ok, abbiamo sento casual e da gara. Ecco qui, possiamo modificarlo. Cappelli, occhiali, parti superiori. Mettiamo quello della Formula 1. Ecco, fashionista. Occhiali. Nessuno. No, non l'ha preso. Ok. Parte superiore. Tutte esposte, ecco, Formula 1. Parte inferiore. I jeans mi piacciono, calzature, abbiamo solo queste per il momento. Vestiti da gara, possiamo cambiare anche i vestiti da gara, ovviamente. La tua casa, si possono cambiare i mobili, i pavimenti, i muri, wall art, vediamo.
Guarda. Mettiamo questo. E le luci, tutte cose carine, profilo pilota, logo, livrea autogiocatore. Questo le possiamo anche creare ex novo. Ok. Poi c'è lo showroom virtuale. Ah, questa è la mia macchina, questa è la Formula 1. Andiamo un po' a vedere, eccola qui. Con il ritorno in Formula 1 nel 2010, Mercedes diventa il team di... Volevo vedere se c'è, ecco, questo è lo zoom. Posso guardare intorno, qui ci dovrebbe essere il ray tracing, infatti se vedete ci sono tutti i riflessi. Vicino, guardate, ma sono bellissimi. Ecco la Ferrari con Alfa Tauri, insomma, bello lo showroom virtuale. Certo, la story mode si sì, manca cinema. Ecco, vediamo un po' come funzionano. Ah vabbè, questi sono gli highlights. Eccomi lì che parto. Qui non si possono cambiare le telecamere perché sono gli highlights. Eccomi, che sono secondo. Guardate Leclerc. Vabbè, esci. Non capire cosa si potessero fare. No, si possono solo salvare. Cinema viene chiamato. Light 300, vabbè, light salvati. Non mi pare ci sia molto da fare se non vederli. Presenza a casa e visita la loro. Vabbè, questo così. Questo, diciamo, hub giocatore, vabbè, passpodio, negozio, poi c'è il multigiocatore, ovviamente. La carriera che l'abbiamo già vista, andiamo a fare un altro Brilliant Lap, dai. Allora, volevo fare duello rivale, eccolo qui. In cui facciamo velocità media, difficoltà media, dai. Gran Premio d'Italia. Ci sarà un avversario che giochiamocela così questa, dai, più arcade. Bella sensazione di velocità in Ferrari. Ali. Mamma. Dai, voglio uscire perché voglio mostrarvi il GP del Giappone e poi basta. Senza farvi vedere tre round che sono sempre uguali. Poi ho visto una macchina interessante per il GP del Giappone. Pirelli Hot Lap. Eccolo qua, corsa a tempo, Grand Prix del Giappone. Media. Ah, questo. Due giri da fare.
Non è facile prendere la misura, così è meglio questa visione. Hanno una risposta dei comandi completamente diversa dalle Formula 1, sappiatelo. Bellissima la sensazione di velocità. Ah, bene, è andata bene. Curva cattiva, buona. Spalti pieni, wow. Sorry. Multipli, aiuto, accidenti, non sono riuscito a prendere la medaglia d'oro, la d'argento almeno, oh, almeno la d'argento. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, domani un altro video ancora di F1 e poi il giorno dopo ancora, salvo imprevisti, la recensione sul nostro sito italiatopgames.it. eccolo qui, vediamo solo qualche istante di replay. Ah, questo è dinamica, diciamo, questo è da dentro, avanti.
bella questa dinamica. Sentite il rumore dei cordoli. Bene, 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 bene. Dai, a domani per un altro video di F1 22. Ciao!